risultati di questa due diligence le ha commissionato, fotografano un po' la realtà che conoscevamo sullo stato dei servizi. Colpisce però che questi 10 anni le altre città, Milano, Roma, la spesa per i servizi è cresciuta e Napoli invece, come mai ha pagato la città questo prezzo? Perché così è stata fatta una scelta assolutamente sbagliata, questa procedura del predissesto è una procedura che danneggia gli enti locali, cioè non fa nulla per poter migliorare la situazione dei conti e peggiora i servizi locali che vengono poi pagati dai cittadini. Quindi noi abbiamo il paradosso di una città dove si pagano le tasse più alte d'Italia e i servizi peggiori d'Italia. Questo è il motivo per cui dall'inizio mi sono battuto contro queste procedure di dissesto, predissesto, che sono solo un problema per le città, mentre bisogna seguire dei percorsi diversi, che sono dei percorsi in cui si accoppia l'efficientamento e il risanamento dei servizi con l'investimento. Solo in questa maniera noi possiamo garantire una prospettiva a una città come Napoli, che è la terza città d'Italia e che non merita, i napoletani non meritano di avere dei livelli di investimento che sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli che sono gli altri cittadini d'Italia. Esistono dei principi costituzionali che vanno garantiti, non si può accettare che a Napoli gli investimenti in welfare, investimenti in cultura e investimenti nella scuola siano la metà o un quarto quello di altre città d'Italia, perché i cittadini sono tutti uguali, i ragazzi sono tutti uguali e questa è una cosa inaccettabile contro cui io mi batterò sempre.